Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Mi sono ricordato adesso che oggi la Domenica Royale, grazie... Cioè che oggi la Domenica Royale, grazie a Armed Warfare 10. Grazie, ciao ragazzi, grazie a lui mi sono ricordato che adesso devo registrare 3 video di Clash Royale. Benvenuti nella Domenica Royale. Allora ragazzi, qua è importante, ma perché... Perché mi avete detto che hanno fatto un nuovo bilanciamento, il 24, sì, è dal 24 che non tocco Clash Royale, ma avete visto che mi sono adoperato, mi sono attivato per aiutare Amatrice e dintorni, quindi i videogiochi non l'ho praticamente toccati. Vediamo il nuovo bilanciamento. Il gigante Royale, velocità colpi rallentata a 1.7 secondi da 1.5. Va bene, ed è un duro colpo per il gigante Royale. Scarica, durata dello stordimento ridotta da 0.5 a 1 secondo. Eppure questo è un grande colpo per la scarica. Cioè praticamente tutto il mio deck. Principessa, raggio del danno ad area ridotto del 25%, e ci sta. Stregone di ghiaccio, punti ferita ridotti del 5%, e ci sta. Minatore, tempo di schieramento aumentato a 1 secondo da... Va bene. Va bene anche questo, il cucciolo di drago, principe nero, bocciatore, boscaiolo, il tronco, il golem, golemita, ferita, pecca, aumenta, ma ancora, ancora, va bene. Allora, stavamo utilizzando questo qua, ve lo ricordate? Spero di sì. Andiamo subito a fare 3 battaglie, perché... Perché sì. Oddio, vorrei utilizzare il gigante Royale per vedere come va, eh. Però per il momento voglio tenermi questo. Anche perché io ho visto il mio clan che mi ha chiesto tantissimi barbari prima. Hanno chiesto davvero tanti barbari. Vedremo, ragazzi. Allora, lui potrebbe stare in difficoltà in questo preciso istante. Facciamo così. Potevo farlo prima, sono stato un po' stupido. Potevo farlo assolutamente prima, però meglio tardi che mai, no? Quindi facciamo così. Gliel'abbiamo annientati tutti quanti, ragazzi. Stiamo giocando benissimo. Vediamo. Ok, ha quindi un secondo che ci mette in più proprio per la portata in mano. Ok. O comunque non ci se ne accorge neanche per quanto è piccolo il dislivello. Ci sta. Facciamo così, così gli diamo una mano alla torretta e mi lascia il mini pecca con un po' di vita, giusto per tac, tirargli una botta e sbragargli tutto quanto. Io gli faccio grazie. Oddio, il mini pecca mi sarebbe stato molto più utile qua. Potrei tirare anche questa, ma sapete che io, a me piace prendere botte, punti vita, cose. Provo ad andargli direttamente sopra quello. Il baby, il cucciolo, l'avevano depotenziato o potenziato? Sapete che non mi ricordo mai. Vedete, per esempio adesso lei avrebbe fatto molti più danni in questo caso. Lei avrebbe anche preso l'altro, ma non l'ha preso perché hanno fatto l'aggiornamento. Quindi ok. Avete fatto caso che col minatore sono riuscito a bloccare entrambi, tutte e due? Questo è importante. Ragazzi, ho visto che siete un po' mosciarelli con i mi piace, purtroppo, su Clash Royale. Eravamo partiti davvero bene. Poi è normale che dopo un po' la scia incredibile passi. Ci sta anche. Allora, facciamo di così. Là c'è un cucciolo di dragons che si sta avvicinando a noi. Però non dovrebbe essere tutto sto grande problema. Io faccio così. Sì, lo so, c'ho la torretta mezza andata e di fatto sto sbagliando, non vi credete assolutamente. Faccio così. Ragazzi, sapete che c'è? Che ho sbagliato ad attaccare direttamente la torre principale. Questo lo ammetto, è una mia colpa, però adesso ci calo tutto quello che c'ho. Quindi non è che me ne frega più di tanto a me, cioè nel senso. Mamma mia, quelli quanti sono cattivissimi, esci prima possibile, mamma mia. Però guardate la torre come gli era rimasta. Neanche ci ho fatto caso, avremmo comunque vinto. Quindi, dai, buona fortuna per le prossime volte.
e ce l'andiamo avanti per di qua. Ragazzi, io direi che va abbastanza bene. Io voglio rivedermi un attimo qua. E perché abbiamo subito trovato un cucciolo? Ah, ok, hanno ridotto, cioè hanno aumentato il colpo, cioè la velocità di Dit. Non male, non male, non male. Dai, su, lo so che so alto di livello, però dai, almeno proviamoci, no? Allora, qui quella roba, ok, ci sta. Io direi di fare così. Beh, sicuramente mi avrà visto la principessa di livello 4, che insomma è tanta robetta. Quello che volevo fare lo stiamo facendo. Posso fare così e dargli un bel po' di fastidio, ragazzi. Tanto, tanto fastidio, ma veramente tanto. E direi di buttare lui, buttare lei e tenermi la scarica. E dovremmo fargli qualche danno serio. Oh, attenzione! E quella è roba seria, mo, eh. Quella, ragazzi, è roba seria adesso là a sinistra, eh. Quella è seriamente roba seria, regà. Sapete che io contro il mastino non è che vado la grande, eh. Allora, ecco, a posto. Facciamo così. A sto punto, regà, dobbiamo fare danni da tutte le parti. Butto pure la scarica che dovrebbe... Oh, yes, meno male che stiamo sopra di coppe. Quindi ci trova gente con le carte un pochino inferiori. Ma io col mastino lavico tendo spesso e volentieri a beccarmi botte incredibili. Ancora possiamo attaccare a sinistra, perché la torretta comunque ha meno punti vita della torre principale. E qua ci siamo. Possiamo fare così. Non lo so se io avrei fatto la stessa cosa, sapete, ragazzi, perché secondo me non sapeva che fare sto ragazzo e quindi ha fatto così. Non lo so se io non l'avrei fatto. Ok, no, niente. Ha lasciato botta, raga. Giustamente ha lasciato botta, ripeto. Sì, va bene che fa di bilanciamenti, ma dovreste anche controllare bene queste cose qua, perché se poi la gente smette di giocare è anche colpa della Supercell, che determinati aggiornamenti li dovrebbe fare. Siamo contro uno che ha 4.500 coppe, ci lancia un buona fortuna, glielo rilanciamo anche noi. Comunque vi dico, a me il domatore non è che mi faccia impazzire, eh. Cioè, ve ne siete sicuramente accorti, ma non mi fa impazzire. Io questo me lo tengo perché io ero sicuro che lui mi avrebbe cacciato un'unità che potevo togliere con grande gioia. Quindi facciamo così. Questo non mi sembra assolutamente stupido. Per fortuna non lo siamo neanche noi, per fortuna oserei dire. Quindi adesso noi stiamo in vantaggio incredibile, supersonico. Mamma mia, una botta gliel'abbiamo tirata. Amore, due, no, no, no. Pensavo che riuscissimo. Ah, tra l'altro io devo fare la Domenica Royale col tablet al 14%, quindi non lo so. Non lo so se ci riusciamo oggi, ragazzi, eh. O magari lo metto alla regista, lo metto a caricare e dopo continuo la registrazione. Potremmo fare così. Quindi vai, belli gagliardi, dovremmo farcela, perché tanto tutti ce l'hanno col mio cosino. Ok, gli rimane 600. Potevo tirare la palla di fuoco e causare grandi danni volendo, eh. Però posso fare così. Ok. Gliele tira le mazzate. Purtroppo mi hanno anche depotenziato un pochino la vita, e questo mi dispiace sul minatore, eh. Ok, mi sono dimenticato che lui c'aveva l'estrattore, ma ripeto, non è questo incredibile problema. Anzi, sai che ti dico? Vai, vai, attaccami pure. Toglimi un po' di vita. Io intanto ti tolgo l'estrattore. Ti butto giù sti pipini che ti buttano giù la torre. E adesso sarà importante vedere come riusciamo a intervenire su questa faccenda. Perché adesso siamo anche ghiacciati. Non più. Non più. Quindi togliamoci tutta quella roba là. E ci siamo difesi egregiamente, ragazzi. Ci siamo difesi egregiamente. Purtroppo, nuovamente, non ho più il WhatsApp che esplode. Ok, lanciamo la bomba di fuoco e butterei loro, cioè lui. Lui, vedete, mi sta depositando tutta roba dietro perché vuole andarci con una cattiveria di quelle proprio
grosse, grosse, grosse. E va bene. Potrei fare questo così. Ok. Raga, con calma che magari con un po' di cosa riusciamo anche a non perderla la torre, eh. Beh, ha fatto un attacco devastante. Che c'è da dire? Non c'è da dire niente. Però, ricordatevi che siamo sempre in vantaggio noi. Ci avete fatto caso che non siamo riusciti ad utilizzare bene il domatore di cinghiali? Questo ve lo voglio far vedere, perché comunque significa che lui non è male. Non è male, anche perché sta scaricando tutta la roba che può dietro. C'ha ragione. Però, come vedete, questo giro non è che gli abbia detto così bene. Giustamente, gli può funzionare una volta. Poi comunque il deck me lo riapparo, no? Quindi facciamo così. I goblin sono stati tolti. C'è anche il minatore, ci stanno tutti là in mezzo. Ok, questo era bravo, complimenti. Buona fortuna, bella partita davvero. Bella giocata. In questo mi è piaciuto sto ragazzo. Più 42 significa che stava molto più avanti. Madonna, stava molto più avanti di noi. Io so che vi danno fastidio tutti i bauli da aprire e cose varie. Magari li apriremo dopo o magari lo faccio da solo. Per quelli che stiamo trovando contro, dai, continuiamo così. Prossimo appuntamento, se riesco. Proviamo il gigante Royal dopo l'aggiornamento e potrebbe essere interessante. Ci sta mettendo contro gente con molte più coppe di noi, quindi sì, comunque parte leggermente più tardi. Niente di incredibile. Qua ci ha detto sfiga come al nostro solito. Cioè proprio giusta così. Ok. Ci ha detto un po' di sfiga, Ci ha detto un po' di sfiga. Ovviamente dico e ripeto, ma no, c'ho la bocca allappata, che ci capitano sempre. Facciamo così. Bravo, punta su. Punta. Bravo, tu dovevi puntare esattamente su di lui. Vai, ah. Sempre i soliti deck, no? Arrivati a un certo punto ci stanno sempre gli stessi. Grandissimi, cioè loro due insieme sono una forza della natura, raga. Sono una forza della natura, sempre detto io. Mini pecca e pecca, porco, due fanno i buchi per terra. Qui sicuramente lui ci ritirerà un'altra volta il moschettiere. Per forza, cioè per forza. E invece no, sta immagazzinando. Oppure l'abbiamo beccato senza Elisir e ci potrebbe anche stare. Quindi lui, se non sbaglio, adesso mi dovrebbe ritirare giù nuovamente. Esatto, la coppia che scoppia. Blocchiamo, dove vai? Vieni qua. Una botta te la faccio tirare, ma poi stop. Allora, qua mi devo stare un attimo fermo, perché lui ha di nuovamente l'estrattore di Elisir. Infatti, vedete, ha provato un pochino a cambiare anche lui la situazione. La Valchiria, erano meglio gli sgheri in questo momento. La lascio stare. Mi prendo qualche hit, preferisco. E butto nuovamente la nostra coppia. Lui non dovrebbe avere Elisir mai in questo preciso istante. Ce l'aveva, ma ha dato giusto l'ultimo tocco di rompimento di palle in più. Quindi possiamo fare così. Possiamo fare così. Voglio calare pesante. Non so se ve ne siete accorti, ma ho voluto calare pesante, ragazzi, Questo qua facciamo così. Così togliamo anche il moschettiere. Gli facciamo male. Questi fanno danni a tutti e due. Non mi vanno giù. Però potrebbe essere andata giù lei. Ok, la torre mi è andata giù. Perfetto, buono a sapersi. Facciamo così. Bravo, bravissimo. Gli abbiamo tolto un sacco di punti, Un sacco di punti. Allora, se proprio dovessi tirare, lo tirerei ora. Farei di questo. Farei così. Lancerei anche lui. Lancerei lui. Guardate che potrebbe essere che abbiamo perso la partita, Cioè, con tranquillità ve lo posso dire, Cioè, potremmo aver perso la partita, ragazzi. Perché questa coppia qui è difficile da buttare giù, Molto, molto, molto difficile. Ci proveremo. Non è detto che ci riusciremo. Ma tentar. Non muocere, vai. Porco cazzo. Vai, così ce l'abbiamo fatta, raga. Tra l'altro non me ne ero accorto. Guardate quanto aveva la torre principale messa male.
Quindi direi bella giocata anche lui. Ci sta portando contro gente davvero davvero forte. Quindi più 42. E andiamo a 3.934 coppe. Spero di averlo detto bene. Signori, io direi che l'appuntamento per adesso può finire qua. Non so se oggi faccio la Domenica Royale, vedrò cosa riesco a fare, ma devo mettere in carica prima questo qua. Signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro CM89. Ciao ciao. Quindi, diamo una bella rimunata, d'accordo? Secondo me la salsa di soia è pure poca, ma diciamo che per noi va bene così. E la lasciamo da parte a riposare. Poi che facciamo? Prendete una bella bomba a mano. Ce l'avete presente le bombe carte?